Siamo qui davanti al Palazzo della Regione, in Piazza Castello, con Matilde di Extinction Rebellion. Avete fatto una delle vostre azioni sempre molto creative. Siete salite sul balcone del Palazzo della Regione mettendo uno striscione che poi è stato tolto dalle forze dell'ordine. Qual è il motivo della vostra protesta? Allora, ci tengo a specificare che questa protesta, questa azione, rientra in un ciclo di azioni che abbiamo iniziato a fare qualche settimana fa, proprio mirate al Palazzo della Regione, nello specifico alla Giunta e al Consiglio regionale. Qualche settimana fa ci siamo incollati e oggi abbiamo deciso addirittura di salire sul balcone per avere visibilità, perché stiamo richiedendo l'attenzione. C'è bisogno di attenzione perché la regione Piemonte non sta prendendo le misure necessarie per la crisi che stiamo vivendo. La siccità è soltanto uno dei possibili sintomi della crisi ecoclimatica, che sarà molto più grossa di questa siccità di quest'estate. E la regione Piemonte sta responsabilizzando soltanto i singoli cittadini, senza prendere misure adeguate. Siamo qua in piazza da stamattina, ci hanno tolto lo striscione, ci hanno tolto la cassa dalla quale facevamo i nostri discorsi e ascoltavamo musica per attirare le persone. In sostanza ci hanno tolto la parola in questo momento. Ci è stato tutto sequestrato. Noi vogliamo che la Regione Piemonte si prenda le sue responsabilità. A febbraio del 2022 abbiamo fatto un consiglio regionale aperto con il Consiglio regionale piemontese e siamo stati inascoltati. La Regione Piemonte non sta inascoltando Extinction Rebellion, non sta ascoltando la comunità scientifica e questo è estremamente grave perché ci porterà a delle conseguenze catastrofiche e alcune le stiamo già vivendo. Grazie. Grazie a te.